Ciao amici e bentornati ad un altro unboxing, un po' in ritardo questa volta. Oggi parliamo di un Legacy Autobot. E il suo nome è Skids, è Furetto. Furetto, chissà poi perché abbiamo chiamato Furetto questo Autobot. State con noi. La scelta di questo Autobot è veramente interessante, perché Skids appare pochissimo nella serie TV, forse giusto in una manciata di puntate. Ha un ruolo, che dire, secondario, e forse addirittura esagerare e fare un complimento. Eppure è una delle Diaclone Car Robot che sono state rilasciate negli anni 80. Leo, tu ti ricordi che auto è questa? Honda City Car. Una Honda City Car, praticamente un'utilitaria, come la Fiat Punto in Italia o come la 500, anche se la 500 è diventata una roba che, se vuoi fare l'italiano, soprattutto qua in America, allora fai 500, pizza. Lo sai cos'è una 500? Sì, l'abbiamo vista in Cars. Luigi è una 500. Luigi è una 500. È una 500, lui era appassionato di Ferrari, ti ricordi? Ma questa è tutta un'altra storia. Skids è una Honda City Car, amici, ok? Honda Turbo City Car. Ed è una delle auto più vendute al mondo. In Asia, in 40 anni di produzione, hanno venduto qualcosa come quasi 4 milioni di esemplari. Si dice esemplari per le auto? Non si dice? Vabbè. Andiamo subito a vedere cosa succede quando usiamo il nostro QR code. Move back to improve focus. Allora, leggiamo il QR code, Leo. Lui è Skids Alt Mode Turbo Car Function Theoretician. È un teorico. Tu lo sai che cos'è un teorico? No. Come non sai cos'è un teorico? È uno che sostanzialmente non fa niente, però ha un sacco di idee che fanno gli altri. Sacco di idee? Ha un sacco di idee. È un teorico. Se tu non vuoi fare le robe, dici che sei un teorico. E non puoi sbagliare perché sei un teorico, quindi dici in teoria, giusto? Ma amici, cos'è un teorico? Stiamo un po' barando con questo unboxing, sapete perché? Perché ce l'abbiamo già sboxato, si dice sboxato. Quindi facciamo vedere agli amici cosa c'è nella confezione. Allora, abbiamo detto, tanto c'è Skids, ok? Che devo dire? Questi Legacy sono una figata, perché anche la scelta dei personaggi è veramente interessante, perché hanno scelto Kickback, un Insecticon, hanno scelto Drugstrip, uno Stunticon, quindi un Combiner, e poi escono con questo Skids, che è sostanzialmente uno sconosciuto. Ma è un... Skids un Decepticon? Sai che sanno, papi? No, Skids non è un Decepticon, guarda, è un Autobot, vedi che c'è il simbolo qua. Comunque, dentro la confezione c'è Skids e poi ci sono, come chiama Leo, cosa sono questi, Leo? Pistole. Io ce l'ho tre pistole, una blu, una... a gray con black, a gray con black. Ma queste pistole qua, questo qui intanto sembra un'ascia, vero? Per fare taglia. E poi la cosa bella dei Legacy è che queste robe si possono unire, no? Tutte le armi Legacy hanno un modo per essere unite. Se lui vuole, può fare questo, che sembra una specie di enorme girarrosto. Sai cos'è un girarrosto, Leo? È quello per girare l'arrosto, quello per cuocere il pollo, quello per cuocere le cose sulla griglia e la fai girare. Sì, e questo filmato è bellissimo, Skids, e un altro filmato facevo 80 Transformers. 18, ok, amici, una piccola anteprima, presto, e lo registriamo oggi perché oggi abbiamo tempo, io e Leo, presto abbiamo una novità dal mondo Transformers, vi facciamo vedere 18 Transformers, state con noi. E seguite il canale perché ci saranno delle cose interessanti. Allora, intanto trasformiamolo questo Skids, ok? Sì. Ok, ruote in su, braccia in giù,
braccia in giù, corpo in su, braccia in giù, braccia in giù. È noioso sentirmi dire così, vero Leo? Sì. Ok, non lo faccio più allora. Allora lo trasformo in maniera canonica, in modo che The Crazy Collector non si arrabbi. Tu lo conosci The Crazy Collector? Sì. Lo conosci? Sì. È il nostro amico quello che fa le trasformazioni con i suoi Transformers. Tac. Quello non lo so, papà, che devo fare? Non do it. What do you mean? I don't want you to do loud noise like that. Why? Why, because it's too loud. Okay, I'm sorry then. Ok. Guardate che bella la Honda City Car. Sì. Adesso? Ci mettiamo sopra i suoi Piu Piu? Sì. Le metti tu? Sì. Tieni. Intanto guardiamo qua. Qui c'è anche Hot Rod. E c'è Blaster. E c'è... Questo come si chiama? Big Bang? Big? Bang? Big Bang? No. Bulkhead. Bulkhead. Guarda che gli, Leo, gli sculpt di Legacy sono davvero belli. Che sì. Ah, ma l'hai messo come... Fammi vedere, ma che bravo. L'hai messo come nella immagine. Bravissimo. Legacy. Wait a second. Leo, ma ci piacciono questi Legacy? Is the wrong way, look. Oh, you swap the sides. Yes. Can you fix it? Here. This one goes here. Leo, sono proprio belli questi Legacy comunque. Mm-hmm. Intanto, apri tuo schizzo e vediamo com'è. Ma no, è uguale, non apriamo il mio schizzo, lo teniamo chiuso. Anche se chiuso è sbagliato, perché per risparmiare e salvare il mondo dalla plastica, visto che vendono cose di plastica, hanno eliminato la vetrinetta. Ti ricordi che molti dei nostri Transformers che teniamo in scatola hanno la vetrinetta? Questa non ce l'ha più. E questo significa che questo qui sta in scatola, ma praticamente è aperto. Skids Deluxe Legacy. Amici, grazie per essere stati con noi. State allerta, perché sul canale ne vedrete delle belle. To the next one.